Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino. Questo episodio di Non Puoi Non Saperlo della serie Con Parole Loro è dedicato a Pierpaolo Pasolini. Nasce a Bologna il 5 marzo del 1922 e muore a Lido di Ostia il 2 novembre del 1975. È stato un poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, drammaturgo e giornalista italiano considerato uno tra i maggiori ma anche più controversi artisti e intellettuali del XX secolo. Allora, la prima citazione Andreotti, Fanfani, Rumor e almeno una dozzina di altri potenti democristiani dovrebbero essere trascinati sul banco degli imputati e quivi accusati di una quantità sterminata di reati. Indegnità Disprezzo per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, collaborazione con la CIA, uso illegale di enti come il SID, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna, almeno in quanto colpevole, incapacità di colpirne gli esecutori. Distruzione paesaggistica e urbanistica dell'Italia, responsabilità della degradazione antropologica degli italiani, responsabilità dell'esplosione selvaggia della cultura di massa e dei mass media, corresponsabilità della stupidità delittuosa della televisione. Senza un simile processo penale è inutile sperare che ci sia qualcosa da fare per il nostro Paese. È chiaro infatti che la rispettabilità di alcuni democristiani, Moro, Zaccagnini, o la moralità dei comunisti non servono a nulla. Ecco parole fortissime, eh, in parte condivisibili. Mi permetto di eh, osservare che questa diciamo, messa sul, sul banco degli imputati, non solo dei potenti democristiani, ma anche di Gran parte della politica italiana del tempo è stata e poi avvenuta, diciamo di fatto, bene o male che se ne pensi, con mani pulite. Ahimè, in tanti dicono che diciamo dal, dalla padella si è passati alla brace perché da Craxi e Andreotti si è passati a Berlusconi e il berlusconismo. Quindi, nel senso di Uh, esplosione selvaggia della cultura di massa dei mass media uh, cor e eh, corresponsabilità della stupidità delittuosa della televisione cosa che condivido assolutamente e oggi ancora di più con i social media ecco uh, diciamo che questa um, messa sul banco degli imputati della politica ahimè non è servita direi a nulla anche se ci andava probabilmente in quel periodo storico, ma non ha cambiato le cose e credo che questa sia proprio la natura, se non la natura umana, magari la natura degli italiani. Vabbè, andiamo avanti. La seconda, il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro. Bella, bella, e guardando così uh, il mondo, quello che accade tutte le domeniche, tutte, tutti i mercoledì, tutti i lunedì, insomma, quando si gioca la partita, è condivisibile. Ecco, ripeto, queste citazioni non sono fine a se stesse, ma spero di così convincervi, come spero di convincere anche me stesso, quando, quando avrò tempo a leggere, se vi interessa, qualcosa di appunto Pasolini o di qualsiasi altro personaggio eh, di cui appunto parlo eh, in questi episodi. Bene, la terza, io credo nel progresso, non credo nello sviluppo, e nella fattispecie in questo sviluppo. Ed è questo sviluppo, semmai, che dà alla mia natura gaia una svolta tremendamente triste, quasi tragica. Ecco, il progresso che non è sempre sviluppo, quindi immagino il progresso tecnologico: non è in realtà sempre sviluppo della società umana, della personalità umana, dell'essere umano in generale, ma a volte con il progresso tecnologico eh, non, non, non c'è sviluppo. Ma Declino, e in questo caso sono assolutamente d'accordo, specialmente quando il progresso tecnologico ha portato alle sue estreme conseguenze in cose, secondo me, che vanno prese con le pinze o a cui va dedicato un, soltanto un certo numero di minuti del proprio tempo durante il giorno, quindi, di nuovo, tecnologie, social media, videogiochi, eccetera, eccetera. Quindi, progresso è una cosa, sviluppo è un'altra, sono assolutamente d'accordo. Quarta e ultima. In realtà lo schema delle crisi giovanili è sempre identico. Si, ricostru si ricostruisce a ogni generazione. I ragazzi e i giovani sono in generale degli esseri adorabili, pieni di quella sostanza vergine dell'uomo che è la speranza, la buona volontà. Mentre gli adulti sono in generale degli imbecilli, resi vili e ipocriti, alienati dalle istituzioni sociali in cui crescendo sono venuti a poco, a poco, incastrandosi. Ecco, vedete la differenza eh, tra, quello che abbiamo, tra quello di cui abbiamo parlato qualche episodio fa di Durkheim, che considera la società che per l'uomo pari a quello che potrebbe essere Dio per il religioso, ecco invece per Pasolini in realtà le istituzioni sociali rendono semplicemente vili e imbecilli eh, gli uomini che sono in generale, come dire, eh, amalgamati eh, dentro queste istituzioni sociali. Ma la, ma la citazione continua, con un'esortazione, direi: voi giovani avete un unico dovere, quello di razionalizzare il senso di imbecillità che vi danno i grandi, con le loro solenni ipocrisie, le loro decrepite e faziose istituzioni. Purtroppo, invece, l'enorme maggioranza di voi finisce col capitolare appena l'ingranaggio delle necessità economiche l'incastra, lo fa suo l'aliena. A tutto ciò si sfugge solo attraverso una esercitazione puntigliosa e implacabile dell'intelligenza, dello spirito critico. Altro non saprei consigliare ai giovani e sarebbe una ben noiosa litania la mia. Ecco, anche questa seconda parte è condivisibile. I giovani dovrebbero combattere questo senso di imbecillità che pervade la società. Ritengo che molti di loro siano purtroppo, ahimè, già pregni di questa imbecillità, ma anche quelli che non lo sono, purtroppo, sono costretti a capitolare per via delle restrizioni economiche e in questo senso un reddito universale un reddito di cittadinanza non è un discorso politico il mio lo potrebbe presentare chiunque ma un discorso di reddito universale di reddito di inclusione aiuterebbe come dire i giovani e non solo a eh, creare mh, cose nuove pensieri nuovi eh, e non pensare esclusivamente a quindi come eh, mettere un piatto di pasta sul tavolo e quindi studiare e pensare solo in funzione di avere poi un lavoro, un lavoro qualunque pur, pur di sopravvivere bene, ripeto spero che abbiate trovato questo video interessante spero che vi abbia spinto magari a eh, conoscere questo personaggio e a leggere magari qualcosa vi ricordo, ha scritto tantissimo ovviamente ehm... Per esempio, Ragazzi di vita eh, nel 1955, un romanzo, Una vita violenta, un altro romanzo se, del, del 59. Ha scritto dei saggi come per esempio Passione e Ideologia del 1960 e poi appunto sceneggiature per film, ad esempio La notte brava del 59, Mamma Rosa del 62, Ostia del 70, eccetera, eccetera. Ripeto, ha scritto tantissimo. Se... Vi piace questo personaggio se ho destato un pochettino il vostro interesse? Date un'occhiata ai suoi libri e... e basta. Tutto qui. Ciao a tutti e alla prossima.